Il prossimo 26 gennaio i presidenti delle province di Lecce, Brindisi e Taranto saranno ricevuti dal ministro per gli affari regionali Raffaele Fitto. Dopo infatti l'incontro con l'assessore regionale per i trasporti Minervini e il governatore Vendola, il piano per le infrastrutture verrà presentato a Roma e questo, lo ricordiamo, è il terzo step. Il primo è stato l'incontro barese, il secondo la conferenza con le parti sociali, infine entro la fine del mese la mediazione delle tre province del Salento direttamente con il governo, con il ministro appunto Fitto, titolare della delega per il Piano Sud. Un confronto con il ministero di Via della Stamperia e l'iter, atipico quanto innovativo, che le tre province salentine mettono in campo per certificare un risultato immediato per il territorio. L'obiettivo è incassare i 600 milioni di euro previsti nel Piano per il Sud, stimati per l'attuazione del protocollo d'intesa tra le province di Taranto, Brindisi e Lecce, siglato appunto tra Florido, Ferrarese e Gabellone sulle priorità infrastrutturali per la mobilità del sistema ionico salentino.